Un patto istituzionale per rilanciare l'avvertenza Novolegno. Stamane a sit-in tenutosi davanti ai cancelli dello stabilimento di Arcella sono intervenuti sindaci e rappresentanti politici ed istituzionali. Presente anche il gonfalone del comune di Montefredene. Il monito al gruppo Fantone a non scherzare sulla pelle delle persone, quello lanciato dal sindaco di Avellino Gianluca Festa. Il primo cittadino di Montefredene, Ciro Aquino, chiede a governo e regione di adottare tutti gli strumenti possibili per rilanciare la Valle del Sabato, facendo leva sulle ZES e sul PNRR. La presenza di operai e istituzioni stamattina ci consegna due messaggi importanti e una battaglia che va al di là dei territori e anche delle appartenenze di colore partitico o politico. E poi c'è un'altra questione. Bisogna sempre ricordare che queste vertenze e vicende riguardano persone, vite umane, e i fantoni non possono permettersi di giocare sulla pelle delle persone, così come non possono farlo i funzionari. Bisogna convincere i fantoni, poiché ci sono offerte concrete e serie, a cedere a un prezzo congruo, ovviamente per reinsediare attività sostenibili che possano garantire nuovamente qualità e posti di lavoro. Siamo qui stamattina riuniti per rilanciare un messaggio forte che arrivi direttamente alla famiglia Fantoni e chiediamo a tutte le istituzioni di farsi carico della Valle del Sabato, di Arcella e della possibilità di tante imprese che hanno manifestato interesse per questo sito di riprendere la produzione, la crescita e l'occupazione. Non possiamo permetterci di tenere il territorio fermo, bloccato. Questo territorio ha una vocazione strategica, ci sono famiglie che sono fuori dal mercato del lavoro da 2 anni, a maggio scadrà anche la NASPI e non possiamo andare avanti con questi rinvii da parte dei fantoni che non azzardano nessuna decisione e nessun impegno per il territorio. Ho chiesto alle istituzioni di presenziare questo appuntamento, mi fa piacere che c'è stata una larga condivisione a partire dai livelli nazionali, dei deputati, dei consiglieri regionali, ma anche del Presidente della provincia. C'è un'ampia condivisione rispetto ai progetti di crescita e di sviluppo del territorio. Per quanto mi riguarda, giovedì incontrerò il commissario alle ZES, Giuseppe Romano, tenterò anche con lui di avviare ogni interlocuzione possibile, perché quest'area, lo ricordo a tutti, è perimetrata nelle aree ZES, un'occasione strategica fondamentale che non possiamo disperdere, non possiamo sprecare.